Siamo con Antonio Tabarini, anche lui giudice di stile qui ad Arezzo. Come hai trovato il livello dei nostri giovani? Buongiorno a tutti, buongiorno Paolo. Beh, ho trovato un buon livello e una buona qualità di crescita. Io gli altri anni ho seguito poco, ma ho parlato sia con Gianluca che con Hans e c'è stata sicuramente una crescita positiva. Per cui gli istruttori hanno lavorato molto bene. Direi che questo è un veicolo importante per cominciare a mettere gli istruttori e tutta la gente che si occupa di formazione ad avere un programma di crescita importante, insomma. Il regolamento parla chiaro, stesso percorso per tutte le categorie. Ci puoi spiegare il perché? Ma questa parte sarà un po' da discutere, perché secondo me il fatto di saltare su un percorso prestabilito si perde un po' la capacità di interpretazione di un percorso. Sicuramente ci vorranno dei compiti, ma dei percorsi più vari, in modo che i ragazzi anche sappiano interpretare. Questa formula è la dimostrazione di quello che sarà il testo del sistema unico di insegnamento voluto dal presidente Orlandi. Ma il sistema unico è sempre in funzione dell'obiettivo. L'obiettivo è far montare i ragazzi tutti con un sistema più naturale possibile, nel rispetto del cavallo, nel rispetto dell'equilibrio, e una conduzione che sia utile per quanto riguarda lo sport moderno. Tra un mese la finale a Verona. Cosa cambieresti della formula del progetto Giovani? Ma io non so, adesso la finale, penso che sia un po', ricalca un po' la situazione che abbiamo vissuto oggi, perciò è da vedere che ci sia, il contesto di Verona è un po' più complesso perché c'è la gente, c'è il pubblico attaccato proprio alle stagionate, perciò speriamo che i cavalli rimangano concentrati anche i ragazzi. E poi sarà un indoor. È indoor, appunto perché è indoor, è un po' diverso. E di tutta la formula del progetto Giovani cambiereste qualcosa? Ma bisognerebbe entrarci un po' di più per vedere quali sono le cose da migliorare. Io migliorerei sicuramente quelle che sono le transizioni nel programma, perché la transizione è la verifica dell'istruzione. Grazie. Grazie a te.